chiesto quant'è la radiazione emessa dal Sole in funzione del fatto che la temperatura dell'atmosfera del Sole è circa a 5.800 gradi Kelvin, sotto 6.000 gradi se vogliamo. Ovviamente il Sole è una stella relativamente stabile, la sua temperatura superficiale è questa da un po' di tempo, ma naturalmente non è una costante, cioè, la stabilità del Sole è un problema che ci riguarda tutti, perché ma cambia nel corso del tempo, nel corso delle epoche, fortunatamente molto più lunga della nostra vita, la sua radiazione, ma ci sono anche vari elementi astronomici che hanno a che fare comunque con la radiazione solare, no? Prescindere dal nucleo di reazioni di fusione nucleare che producono tutto questo flusso di energie. E cominciamo a guardarle in questo modo. Beh, quello che a noi interessa è la radiazione che arriva sulla superficie della Terra, perché gli idrologi stanno con i piedi per terra, diciamo, così come noi studiamo l'idrologia sulla superficie della Terra. Quindi dobbiamo arrivare lì. Beh, noi possiamo frapporre fra la Terra e il Sole un immaginario disco grande come la Terra, diciamo, ortogonale ai raggi solari, e chiederci quant'è la radiazione che passa per unità di area in questo grande disco. Questa radiazione che passa per unità di area mediamente viene chiamata costante solare. Io vi ho appena detto che non è una costante in realtà, perché ci sono delle varie fluttuazioni, però se vogliamo dare un ordine di grandezza, questa è 1367 watt sul metro quadro. Un kilowatt virgola 4, se vogliamo approssimare, che significa che voi in teoria, se noi ricevessimo tutta l'energia solare su un metro quadro e la potessimo riconvertire in altre forme di energia, per esempio potremmo accendere una lampadina, ma non abbiamo, basta la luce del sole in quel caso, però voi pensate, insomma, qual è il consumo delle lampadine che vedete qua e capite per unità sul metro quadro, sulla superficie, sul top dell'atmosfera, quant'è. Noi però non vediamo la costante solare direttamente, perché la Terra è inclinata di 23 gradi e 30 sul proprio asse, ragione per cui la radiazione che colpisce sulla faccia della Terra è legata anche alla latitudine e alla stagione. Qui sono rappresentati a sinistra l'estate boreale e a destra l'estate australe. A seconda dell'inclinazione della Terra nel girare attorno al Sole, come vedete, ci sono l'inclinazione di un piano tangente nel punto in cui vi trovate. Per esempio, noi ci troviamo circa qua, se vogliamo, dove c'è un po' più in basso di dove c'è questa freccia, quindi adesso siamo in questa posizione qua, ma non il 22 giugno. Il Sole ha una certa inclinazione, questa rappresenta naturalmente l'inclinazione massima che il Sole ha sul nostro orizzonte teorico, cioè come se noi spianassimo un piano tangente alla superficie della Terra. In realtà noi abbiamo le montagne e poi dovremmo tener conto anche di questo. L'altezza del Sole su questo piano ideale si chiama declinazione solare, e dopo vediamo come si fa. Le stagioni, quindi l'insolazione, è legata alle stagioni, nozione che tutti noi sappiamo da le elementari, direi quinta elementare, quindi da un bel po' di anni, però io me le ricordo lo stesso, onde non so se essere dei dubbi, ma soprattutto per ricordarvi un fatto, no? La distanza media della Terra dal Sole è di circa 150 milioni di chilometri. In realtà la Terra forma un'ellisse di cui il Sole passa poco uno dei fuochi, o meglio uno dei fuochi dove si trova all'interno del Sole, non è il centro del Sole, dipende dalle masse reciproche della Terra, del Sole e anche dei pianeti che stanno intorno.
notate qui che in realtà nel nostro, durante il nostro inverno noi siamo più vicini al sole che durante l'estate, quindi le stagioni che si vengono a creare, la quantità di insolazione che c'è è più legata all'inclinazione dell'asse della Terra piuttosto che alla distanza dal sole. Ciò non toglie che noi il sole non sia sempre grande o uguale. Noi vediamo magari delle piccole deformazioni del disco solare anche dovute all'atmosfera, ma se noi lo osservassimo appena sopra l'atmosfera potremmo osservare che durante, per esempio qui lo vediamo più piccolo e qui più grande. Qui siamo a sinistra siamo nell'inverno boreale, a destra siamo nell'estate boreale. Cioè il sole d'estate lo vediamo leggermente più piccolo. Non siamo in grado di apprezzarne le distanze, ma questo è. Da un punto di vista un po' più climatologico, se vogliamo, l'inclinazione della Terra non è costante, ma ha delle oscillazioni. Un'oscillazione in particolare di circa 26.000 anni che cambia la direzione del polo nord, quindi la stella polare non è sempre il polo nord, tra 13.000 anni il nord, l'asse di rotazione della Terra punterà in un'altra direzione. Non ci saremo qui a vedere, è un peccato, però la Terra ha anche queste piccole oscillazioni. Sembra non importante in questo momento, così come la dico per noi, perché è una proiezione in avanti, ma se noi per esempio facciamo una proiezione indietro vediamo per esempio che il nostro paesaggio e quindi anche l'idrologia che ne consegue, per esempio, è affetta dal fatto che fino a 65.000 anni fa c'era una glaciazione in queste zone, c'era un grandissimo ghiacciaio. Allora 65.000 anni fa è in mezzo la posizione. L'inclinazione della Terra è fatta in modo diverso da quanto è fatta adesso. Quindi questi calcoli e di queste cose bisogna tenere conto quando si fanno le costruzioni climatiche all'indietro, che sono poi rilevanti in realtà anche per vedere che cosa succede in avanti. Quindi abbiamo, dal punto di vista astronomico, delle variazioni che sono dovute alle eccentricità dell'orbita, cioè che l'orbita è un'ellisse, delle variazioni che sono date dalla precessione del polo nord di 26.000 anni, e poi ci sono anche vari altri elementi che cambiano nell'orbita. Quindi questi sono vengono su migliaia di anni, ma tutte queste in realtà sono correzioni che noi dobbiamo apportare. Questa invece è sulla scala annuale, che dobbiamo apportare alla costante solare durante l'anno per migliorare la previsione della quantità di energia che ci giunge sulla Terra. Quindi se noi vogliamo calcolare qual è la radiazione, almeno in questo momento, sul top dell'atmosfera, questo sarà quello S-Sun, così come si circoletta, che si chiama, è dato dalla costante solare S piccolo Sun per una certa correzione della costante solare. Dipenderà poi dal grado di precisione che noi vogliamo nelle nostre previsioni, se usare o no queste correzioni. Un'approssimazione di questa costante E con zero è data appunto su calcoli di tipo astronomico, è questa che vedete qua. Questa è un'approssimazione data in funzione di K, dove K è il giorno dell'anno e ha una variazione che è minima, ma queste sono tutte cifre relativamente piccole. Questo è il 3%, questo è 1 per 1000, questo è il 7 su 10.000, però sono tutte relazioni che possiamo in alcuni casi considerare. Quindi il primo messaggio è il seguente. Il primo messaggio: abbiamo la costante solare 1367 watt su metro quadro. Questa costante
costante solare la dobbiamo correggere con i vari modi astronomici.